La monumentale scalinata di Trinità dei Monti, con i suoi 135 gradini, collega una delle piazze principali di Roma, Piazza di Spagna, con la chiesa francescana di Trinità dei Monti. Dall'alto della chiesa di Trinità dei Monti si possono ammirare le affollate vie centrali della città, le fontane di Piazza di Spagna, le numerose cupole, i tetti e gli alti balconi. Uno dei simboli di Roma, la settecentesca fontana di Trevi, che unisce classicismo e barocco, è stata recentemente restaurata. La leggenda dice che se un turista lancia una moneta voltato di spalle, ritornerà di sicuro a visitare la città eterna. Il più bel resto dell'antichità romana è il Pantheon. Piazza Navona è una delle più celebri piazze della città. Una passeggiata nella piazza di Campo dei Fiori, tra i banchi del mercato di frutta e verdura, è un'esperienza indimenticabile per respirare la vitalità dell'atmosfera romana. Villa Borghese è un grande parco della città di Roma che comprende giardini all'italiana, ampie aree di stile inglese. Ecco Castel Sant'Angelo. A poca distanza si trova la Basilica di San Pietro in Vaticano, la maggiore delle basiliche papali, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo. In Piazza del Quirinale si trova il Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica Italiana. Monte Citorio è la sede della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano. Palazzo Chigi è la sede del Governo. Il Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II è conosciuto con il nome di Vittoriano. Ecco Piazza del Campidoglio, progettata e disegnata dallo scultore e architetto Michelangelo. Al centro della piazza c'è la statua dell'imperatore Marco Aurelio a cavallo. La Lupa Capitolina con i gemelli Romolo e Remo, fondatori della città di Roma. I fori imperiali.
Il più celebre monumento della Roma antica è il Colosseo, un grande anfiteatro in grado di contenere 50.000 spettatori.